molto molto belle, giornata, bel sole. Siamo nel posto più bello del mondo. Siamo nella prestigiosa ski area di Cortina d'Ampezzo, da cui svettano le cinque torri, 2300 metri d'altitudine, il gruppo del Falzarego, il gruppo delle Tofane, Faloria e Cristallo, un circo bianco tra i più ambiti degli appassionati dello sci, con i suoi 120 km di piste innevate. Abbiamo sentito gli sciatori dire che questo è il posto più bello del mondo, ma la parola d'ordine è attenzione. Attenzione, sicurezza in pista, uso del casco e anche del guscio, queste sono delle cose importantissime per chi viene a sciare in montagna, visto le attrezzature e le alte velocità. Tanto per dare dei numeri, il comprensorio di Cortina vale quanto come peso di presenze? Beh, noi facciamo più o meno 700.000 biglietti all'anno e per un 8 milioni e mezzo di passaggi. Oltre 100 km di piste, 23 impianti, tutto a pieno regime. La ski area bellunese di Falcade San Pellegrino, presa d'assalto da turisti appassionati dello sci. Anche per la concomitanza con la Coppa Europa Femminile di Sci, tracciato iridato Veneto La Volata, pista nera per eccellenza, al completo le oltre 20 strutture della località. Si registra il sold out nelle strutture ricettive di Falcade della Valle del Bioise. C'è un prosieguo di presenze, soprattutto straniere. Sulle piste impianti tutti in funzione, attenzione particolare alla sicurezza, poche ma fondamentali le regole da osservare sugli sci. Due su tutte, il rispetto per gli altri, chi scende in pista, e la padronanza della velocità. Tracciati manutenzionati ogni giorno da una squadra di tecnici specializzati, a chiusura impianti nel tardo pomeriggio, gatti, delle nevi a motore acceso, via sulle piste fino a notte fonda. Per quanto riguarda la pericolosità, la sicurezza? Conoscere la neve è importante, specialmente quando sei in discesa, così se conosci la neve, che capisci che la macchina può stare sul ripido o non può starci, quello lo devi capire. Ed ora